felice che siate numerosi, sono felice che ci sia la squadra, sono felice che ci sia la dirigenza, sono felice soprattutto che ci sia Claudio, che è stato la nostra musa ispiratrice, ecco, per questo club. Io volevo solo fare un minuto per ringraziare di cuore questi ragazzi che vedete con la maglia bianca, e perché sono insieme a me gli ideatori di questo club. Siamo un po' dei pazzi perché ci siamo messi in mente questa cosa, però per ora i presupposti ci sono, tutto sta andando bene, speriamo che continui così, speriamo che cresca. Abbiamo fatto 70-80 tesserati, che credo sia già un grande successo, speriamo di farne altrettanti. Ovviamente stasera volevo fare un applauso, come vedete sulle maglie nella parte posteriore c'è il nome del nostro club, che è il gruppo Claudio Crippa. Sulla parte davanti c'è un saluto che vorrei fare insieme a tutti voi, con un grande applauso a Matteo Bertolazzi. Velocemente, questo club è nato per la nostra passione per il basket. Spero che sia il primo giorno di una lunghissima serie. Insieme alla squadra cercheremo di essere sempre presenti, ovviamente in casa ma soprattutto in trasferta, dove la squadra ha più bisogno. Il tesseramento, chi vuol fare la tessera è là, con un piccolo contributo sono 10 euro. Cercheremo di assicurare una prelazione per i biglietti nelle gare interne. Saremo punto vendita per i biglietti, abbiamo una saletta per vedere le gare ogni volta che le faranno in televisione. È un punto di ritrovo, speriamo sia un punto di ritrovo per tutti voi. Io invito tutta la squadra a far colazione qui, a venire a trovarci quando vogliono, saranno sempre sempre benvenuti, e buon divertimento, grazie ancora. Allora, prima di passare al festeggiato, diciamo così, io farei venire Roberto Mattitti qua sul nostro mini palco, presidente, non importa che ti chieda niente, perché tanto con il microfono stai facendo. Dopo il sindaco di Montecatini mi sembra essere la persona più nel mezzo che c'è, e a me mi rimane anche un po' sulle palle, quando non c'è più nel mezzo, ma metto il caso, ci resto. Hai preso? Sì, sei preso. Ringrazio, quando la famiglia cresce è sempre una bella cosa, la famiglia sta crescendo e è bello. È stato richiesto, non è stata una forzatura, perché la forzatura poi passa nella svelta, questo credo sia un premio, spero che sia un club che abbia a durare nel tempo come quello già esistente della Valaonda. Faccio un in bocca al lupo, ringrazio anch'io tutti e rinnovo chi ha detto di starci vicino, che vedete che è. Anche quest'anno ci leveremo le nostre soddisfazioni. Stiamo vicini, continuiamo a formare questa nostra famiglia che è stata sempre la nostra forza. Facciamo sì che anche quest'anno sia così. Allora, avete visto, c'è tutta la squadra, quindi facciamo un applauso visto che sono intervenuti tutti. Sappiamo che hanno tutti fame, quindi diamo una mossa. È il momento di far venire qui il festeggiato che è dedicato a questo club, signore e signori, Claudio Crippa. Buonasera, benvenuto. Il microfono e per i ringraziamenti. Ringraziamenti, piccola storia. Ero con il presidente quando un giorno vennero loro e mi chiesero che avevano avuto l'idea di fare un club a mio nome. Io gli ho guardato e alza cosa? Sì, perché noi abbiamo pensato di voler fare un club a tuo nome. Tu, guardate che, cioè, siamo 15 anni avanti, ormai c'è una squadra nuova, siamo in Serie A, giocatori nuovi, quello che è stato fatto è stato fatto. Invece ho provato in tutti i modi a dire di no, poi loro invece sono stati bravi e alla fine con grande orgoglio, per me è una soddisfazione enorme, perché
Io ho giocato qui 10 anni, sono stati 10 anni splendidi. Spero che, ricordando me, abbiano voluto anche ricordare tutti i miei compagni, quelli che hanno giocato con me per moltissimi anni, i coach. E sono emozionatissimo, però sono molto ma molto felice. Ogni volta che negli ultimi anni sono tornato qui, ho visto un palazzo pieno, ho visto tifosi nuovi, una generazione nuova, e il fatto che Pistoia sia tornato in Serie A deve essere da stimolo per tutti noi, per supportare il club, per dimostrare il nostro affetto verso questa squadra, verso questo club, perché credo che lo sport sia anche uno dei mezzi per far conoscere il nome della città in tutta Italia. Ora siamo tornati tutti in Serie A, per cui dobbiamo cercare di tenercela stretta. E vi ringrazio ancora, io cercherò compatibilmente con i miei impegni di essere presente nella vita del club, prometto di, per quanto possibile, di venire al palazzo. E nulla, bisogna tifare tutti insieme Pistoia Basket. Primo club del Pistoia Basket, insomma, intitolato a un personaggio di un certo spessore a Pistoia. Come mai l'idea di aprire il club e come mai di intitolarlo anche al club? Allora, l'idea di aprire il club ovviamente è nata dalla passione che comunque abbiamo da chi 20 anni, chi 15, insomma si va oltre il decennio per il basket a Pistoia. Io in particolar modo con la mia famiglia, con mia moglie e mio fratello, seguiamo il basket da tempi della Kleenex, e perciò per noi Claudio Crippa era l'idolo, era oltre alla squadra, però Claudio Crippa era l'idolo. Perciò abbiamo voluto unire la passione per il basket a Pistoia in questo momento, che comunque è giusto stare vicino alla squadra, è giusto stare vicino a questo movimento che tanto sta facendo. In più abbiamo voluto, non ricordare perché mi sembra una parola brutta, però dare ancora un qualcosa in più a un personaggio che tanto ha dato a Pistoia. Cioè, abbiamo unito le due cose e abbiamo fuori, speriamo, questo pacchetto regalo per la squadra e per i tifosi del basket. Noi però, come Pistoia Sport, insomma, seguiamo tutto, e non si può negare che l'anima portante di questo club sono arbitri di calcio. Quindi insomma c'è un po' questa commistione tra calcio e basket. Sì, ma perché siamo esseri umani anche noi, e ovviamente essendo esseri umani abbiamo delle passioni. E normalmente, non avendole tanto nelle squadre di calcio, perché ovviamente non siamo tifosi, non possiamo essere tifosi di calcio, e normalmente ci spostiamo nel chiuso, nel palazzetto, però siamo tutti, a partire da me, ma Massimiliano Irrati, Jacopo Tesi, Simone Orsi, Giovanni Gallacchi, sono tutti arbitri, sono tutti tifosi di basket, e quando riusciamo a essere liberi dagli impegni arbitrali ci trovi sicuramente tutti al palazzetto. L'ultima cosa, Tiziano, brevemente, quelle sono le iniziative del club e cosa succederà poi durante il campionato? Allora, le iniziative del club, ovviamente la prima iniziativa fondamentale è quella di stare vicino alla squadra, perciò sicuramente saremo, a prescindere dal fatto che saremo sempre presenti nelle gare casalinghe, non abbiamo una postazione fissa, o meglio, lo striscione sarà in gradinata, perché la maggior parte di noi sarà in gradinata, però avremo tesserati in curva, avremo tesserati in tribuna, ovunque vogliano andare. Noi non siamo a costringere nessuno a stare dove vogliamo noi, perciò sicuramente il nostro supporto sarà nelle gare casalinghe. Cercheremo e sicuramente saremo presenti in numero che sia 3, 4, 5, 50 o 100 nelle trasferte. A partire dalla prima gara a Cantù abbiamo già circa 30 persone che hanno aderito alla trasferta, perciò cercheremo di essere presenti con uno striscione
anche in trasferta, ma soprattutto i nostri ambienti qui prevedono fortunatamente spazi ampi per ritrovarsi, per discutere di basket. Abbiamo già in programma con la dirigenza alcuni incontri con la squadra, cercheremo almeno una volta al mese di organizzare un aperitivo con i giocatori, con gli allenatori, con i dirigenti. Insomma, cerchiamo, il nostro obiettivo è quello, mi permetto e non me ne vogliano i vecchi, tra virgolette, ideatori, di ricreare un vecchio COFAX come era ai tempi, cioè cercare veramente di vedere un tavolo da quattro con due giocatori e due tifosi che giocano a briscola, scopre 3-7, ecco, una cosa del genere, dai.